Io non lo so, dottoressa, non lo so. Nemmeno io lo so, veramente sono un poco arrabbiata, comandante. Perché? Perché tre delle reclute hanno marcato visita. Ah, primo giorno e già si marca visita. Va bene, va. Chi è? Allora, il Fusco. Fusco, comandi. Fusco, perché hai marcato visita? È praticamente, dottoressa, io ho tutto l'alano infiammato. S'ha bruciato un cane. No, dottoressa, è l'alano di qua che infiamma. Fusco, tu hai le emorroidi infiammate. Allora, questa sera ti saranno effettuate delle spennellate di iodio. Grazie. La mula. Presente. La mula, che cosa c'hai tu? Dottoressa, io ho un bruciore e lo sfintere del buco di fallappio. Comanda, già detto. Niente, l'alano pure a lui, dottore. La mula. Tu hai le emorroidi infiammati. Sì, tanto tanto. Ne. Allora, questa sera ti saranno effettuate delle spennellate di iodio. Col pennellone! La mula, basta! Sardilla! Comandi. Sardilla, che cosa ti senti tu? Dottoressa, io ho le tonsille infiammate. Vedi? Bravo Sardella, Sardella ha le tonsille infiammate. Allora, Sardella, questa sera ti saranno effettuate delle spennellate di iodio. Questo su te tre. Sardella, che è successo? Chiedo sus, dottoressa, per le spennellate di iodio posso avere un altro pennello? Un pennello che... Sardella, a posto! A posto, comandante, io me ne starei andando. Dottoressa, si stia. Sì, sì. Dimmi tutto, soldato! Soldato Rossi, a rapporto! Cos'è successo, soldato? Dottoressa, io sono molto preoccupato. E perché? Devo fare l'esame del sangue. Ma allora? Non ho studiato. Che c'entri studiare l'esame del sangue? Rossi, per fare l'esame del sangue ti devono pungere il dito con uno spillo. Che cosa? Madonna, ti devono pungere il dito con uno spillo. Non è niente, non è. Comandante, io sono in infermeria. Come hai visto? Prego, dottoressa. Aiuto! E che c'è da quella piange? Come tu stai piangendo? Sì! Io devo piangere, che devo fare l'esame del sangue e mi devono pungere il dito con uno spillo. Tu, e io che devo dire? Che devo fare l'esame dell'urina! Allora!